Adesso a Mattina 9 con noi c'è una vera e propria eccellenza del nostro territorio. È stata costituita nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone e per i suoi più di tre secoli di attività è stata dichiarata patrimonio storico e culturale dei paesi del Mediterraneo. Parliamo, lo avete capito oramai, della Scuola Militare Nunziatella, uno dei più antichi istituti di formazione dell'esercito d'Europa e addirittura del mondo. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti. Diamo il buongiorno al comandante della scuola, il colonnello Amedeo Cristoforo. Buongiorno, ben trovato colonnello. C'è poi il vicepresidente, il professor Luigi Di Capua. Buongiorno. E buongiorno a lei, ancora il comandante di plotone allievi tenente Stefano Toffolo. Buongiorno. E poi ci sono gli allievi, Lorenzo Riccardi, buongiorno, buongiorno. Anna Venezia, buongiorno. Ben trovata, e ancora l'avvocato Giuseppe Izzo, presidente dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella. Certamente un bellissimo parterre, una vera eccellenza abbiamo in questo momento. Colonnello, qual è nell'ambito della formazione lo scopo della Scuola Militare Nunziatella nel 2019, prossimo 2020, dopo tre secoli di grandissima attività? Lo scopo della Nunziatella è quello di formare giovani e portarli praticamente verso le accademie, ma anche verso la vita civile. Il nostro motto racchiude questo senso e lo cito: e preparo alla vita reale. Quindi noi nel passato e fino ad oggi abbiamo formato tantissimi giovani e dal 2009 abbiamo anche le nostre allieve, le ragazze che sono entrate di diritto nell'ambito della scuola. Ci torneremo tra un attimo, intanto è interessante anche scoprire che cosa vuol dire insegnare a questi ragazzi, come giustamente diceva Mario Pocanzi, dopo una grande tradizione secolare. Oggi nella trasformazione che stiamo subendo dei tempi con nei suoi diversi aspetti più variegati, che cosa vuol dire formare i ragazzi oggi nel 2019-2020? Ma innanzitutto insegnare nella Nunziatella è una grande responsabilità, anzi direi un'enorme responsabilità. Cerchiamo di formare degli allievi non solo trasmettendo dei contenuti e cercando di sviluppare competenze e abilità, ma inserendo questa nostra azione educativa all'interno di una cornice più ampia, ampliando appunto l'offerta formativa con tutta una serie di attività che vanno da quelle progettuali classiche alla certificazione delle lingue straniere, ma anche a tutta una serie di attività che sono specifiche della Nunziatella e che preparano gli allievi ad affrontare appunto una vita che si presenta sempre più articolata, complessa, di difficile decifrazione. Chiaramente questo richiede un impegno notevole sia da parte degli allievi ma anche da parte del corpo docente. Anche dura, no? Direi. Esatto. Certo, una vita dura che richiede disciplina, organizzazione, ma che in cambio offre sicuramente delle prospettive ed una formazione che la storia lo insegna, la vita secolare abbiamo detto della scuola, la storia lo insegna, ha consentito agli allievi che storicamente sono usciti dalla Nunziatella di raggiungere le massime espressioni sia all'interno della vita militare ma anche nella vita civile. Effettivamente da un lato i docenti tenente, dall'altro lato c'è, come diceva appunto il preside, la componente militare. Come riuscire a coniugare e far amare i giovani questo connubio? Sintetizzando possiamo dire che la figura del comandante di plotone guida e accompagna gli allievi in quello che è questo percorso formativo che non prevede solo lo studio ma anche attività militari, vita fisica e sportive. Un impegno così importante necessita chiaramente di disciplina e di rigore. Ciò nonostante non dimentichiamo che i ragazzi in fase adolescenziale vivono tutte le emozioni tipiche della loro età. E quindi anche certe pulsioni che è difficile tenere a freno, esatto, e, o comunque assecondare. Ne parliamo però di questo anche con Riccardo, perché sai che noi vogliamo anche ascoltare la voce dei ragazzi. Riccardo, sì, che è all'interno della struttura, ecco come si magnificamente vive in divisa tra l'altro. Esatto, e qual è l'impegno insomma che bisogna sostenere all'interno, in che modo si vive proprio umanamente soprattutto? Sicuramente la giornata dell'allievo è una giornata molto stressante, dalle parole del tenente si evince che è stressante su vari punti di vista. La giornata inizia alle ore 6:30 con lo squillo della tromba, indica la sveglia per tutti gli allievi.
che hanno poi del tempo, sempre in modo frenetico, per prepararsi, indossare in modo corretto l'uniforme e scendere a colazione. Dopodiché alle 7.50, come in ogni caserma, vi è la cerimonia solenne dell'alzabandiera, presieduta da tutti, compresi i docenti. Dopodiché tutti gli allievi si recano nelle aule, quindi a fare studio, ma come diceva il tenente, sono impegnati anche sul fronte sportivo, quindi con varie attività sportive che spaziano dalla vela piuttosto che alla scherma o all'equitazione. Dopodiché alle 19.30, in seguito sia delle attività prettamente militari, come ad esempio addestramento formale, esercizi di topografia o propedeutica per il tiro, si svolge la cerimonia solenne della Ammaina Bandiera alle 19.30 e dalle 20.30 in poi tutti gli allievi hanno il meritato riposo, quindi che possono svolgere attività di svago al circolo o chiamando a casa i cari per aspettare poi il silenzio, quindi un altro squillo di tromba che avverrà però alle 23. C'è il momento quindi per il telefonino o guai a chi tocca il telefonino? No, il momento per il telefonino. Beh, alle 23 però, dalle 6.30 insomma è una bella giornata. È un tempo giusto, noi lo utilizziamo al telefono, finite tutte le attività sia scolastiche che addestrative, circa mezz'oretta. In maniera coerente e ecco, in linea con quello che comunque la politica e la filosofia della scuola di Musatella. Ultimamente ecco, la strada aperta anche per le allieve, una giornata piena tra addestramento, studio, sport. Qual è il momento più bello della giornata da vivere? Non vedo l'ora che venga il giorno dopo per... Beh, sicuramente è una vita molto intensa, come si può notare anche dalle parole del mio collega. Pratichiamo numerose attività, ma ciò che dà soddisfazione a una vita così intensa e complessa è, a mio parere, il giorno del giuramento. È un giorno particolare in quanto l'allievo del primo anno, nel mese di novembre, ovvero appena 2 mesi dopo che è entrato a scuola, si trova a giurare. Rappresenta quindi la presa di coscienza e la piena consapevolezza delle scelte prese pochi mesi prima. L'amore per la patria, l'amore per il proprio paese. E di ciò che sta diventando adesso la vita di un allievo. Una vita chiaramente radicalmente cambiata. E certamente quelle prospettive che appunto si annunciavano prima, che altrimenti sarebbero possibili da raggiungere, perché insomma ci sono grandi possibilità che si possono raggiungere. Qualcuno però ci ha detto che le donne sono più brave degli uomini all'interno della struttura, è vero? Beh, per quello che posso dire... Senza modestia però, la verità vogliamo sapere. Noi allievi all'interno della scuola siamo valutati sotto numerosi punti di vista, non solo sotto il punto di vista didattico, ma anche quello militare e sportivo. E quindi c'è una valutazione del singolo da un punto di vista globale. E in un ambiente meritocratico come questo, chiaramente chi ha le potenzialità per emergere, emerge. Però parlavamo della donna rispetto all'uomo. Un uomo o una donna. Quindi è indifferente. È indifferente. Intanto, avvocato, ecco, si parla di giuramento, il momento più bello, possiamo chiederlo a chi ha prestato giuramento un po' di tempo fa. Come si presenta oggi la scuola? Come è cambiata, ecco, questo istituto di formazione dell'esercito nel corso degli anni, dopo 3 secoli di storia e più? Vede, ognuno di noi ha vissuto la sua Nunziatella. Io l'ho vissuta oltre 50 anni fa. E ognuno di noi pensa che quella sia la Nunziatella. Però, ritornandoci, e io per le incombenze dell'incarico a cui sono stato chiamato ci torno con una certa frequenza, inevitabilmente si vede che i punti salienti dell'essenza della Nunziatella, della vita della Nunziatella, sono rimasti gli stessi. L'allievo caposcelto qualche minuto fa descriveva la vita della Nunziatella. Beh, è la stessa in maniera vita. Impeccabile, peraltro, sono stati bravissimi anche nella in maniera risposta. Impeccabile, ed è praticamente la stessa vita segnata dagli stessi momenti che ho vissuto io, lo squillo di tromba che segnava l'inizio della giornata, ai miei tempi erano le 6, ma insomma poca differenza, rispetto al momento del silenzio. L'unica grande differenza, ai miei tempi non c'era il cellulare ovviamente, quindi non avevamo bisogno di ritagliarci. Ad oggi è un deterrente il cellulare o è un valore aggiunto secondo lei? Beh, guardi, è certamente un valore aggiunto, questo è fuori di dubbio. Però ritengo che il giusto contemperamento dell'uso di questi mezzi che si fa all'interno della scuola sia un giusto contatto con questi mezzi di informazione. Ai miei tempi correvamo disperatamente a prendere il telefono col gettone che c'era per chiamare, ce n'erano 2 o 3 alla scuola. Per chiamare le famiglie. Adesso
A discrezione dell'uso personale che se ne fa, insomma, in questo caso con la scuola Annunziatella, in linea con una filosofia sicuramente sana, ne farà un buon uso, così come è stato appunto detto dagli equilibrio. Direi che si condensa poi tutto in questa parola, no? Perché questi ragazzi li trovo molto maturi, equilibrati, no? Attraverso motivati. Peraltro, colonnello, che cosa vuol dire essere il comandante di questa struttura così gloriosa, direi? Allora, io devo fare una piccola premessa. Anche io ho fatto l'Annunziatella 38 anni fa come l'avvocato Izzo, e chiaramente per me è un grande onore, privilegio essere ritornato da comandante, ma soprattutto perché riesco a percepire le cose che ho fatto io da allievo nel cercare di migliorare sempre di più la scuola, anche quindi comprendendo a favore, dei problemi anche, no? Comprendendo soprattutto i problemi dei nostri allievi. Intanto, avvocato, nel suo lavoro da quotidiano, da civile, ritiene utili gli insegnamenti o comunque la formazione della scuola militare di Annunziatella? Non utili, fondamentali. Fondamentale. Ognuno di noi ha scelto la propria strada. I miei compagni di corso hanno scelto strade più strane, molti la carriera militare. Ho il privilegio di avere tra i miei compagni di corso una medaglia d'oro al valor militare, il generale Ragusa. Altri hanno scelto professioni civili, magistrati, avvocati, ingegneri, le più disparate. Ma ognuno di noi porta dentro quella forma mentis, l'imprimatur che l'Annunziatella ci ha dato. Per concludere, comandante, io direi di ricordare quello che è stato più volte menzionato anche dalla rigorosa allieva qui presente, e cioè il giuramento solenne che ci sarà il 16 novembre, ore 10, piazza del Plebiscito, da parte del 232esimo corso. Quindi un momento appunto solenne per la nostra città in generale. Un momento importante non solo della scuola, ma anche di tutta la città di Napoli, che ringrazio per il grande supporto che ci dà giorno dopo giorno anche nella realizzazione delle attività che noi svolgiamo all'interno quindi della città di Napoli. Quindi il giuramento è un qualcosa di importante che gli allievi presteranno davanti alla nostra gloriosa bandiera d'istituto, e sarà un momento dove sarà condiviso con tutti i familiari, i genitori, ma non solo, anche con tutti gli ex allievi che giungeranno qui a Napoli da domani fino a domenica, e saranno ospiti della scuola, ma soprattutto ospiti di Napoli. Grande dono, quindi importanza ancora alla storia, perché grazie al re Ferdinando IV di Borbone dal 1787 possiamo vantare di uno degli istituti più antichi dell'esercito d'Europa e del mondo, e quindi veramente è una cosa strepitosa, una grande eccellenza. Grazie per essere stati con noi oggi a Mattina 9. Un grande momento. Buon proseguimento di studio per i ragazzi e buon giuramento. Restate con Mattina 9, pubblicità.